Benvenute e benvenuti, siamo ancora qui, siamo con Daniele Marconcini in queste nostre ormai giornate piene di appuntamenti con le interviste ai nostri amici connazionali in Italia o all'estero, perché stiamo facendo veramente un bel lavoro. È stato anche ieri riscontrato in Consiglio regionale a Milano, appunto Consiglio Regione Lombardia, questo lavoro che sta facendo appunto Lombardi nel mondo con Daniele Marconcini e la sottoscritta, appunto, come diciamo così, documentarista e giornalista di questo momento per quanto riguarda proprio i problemi che hanno i nostri connazionali all'estero per il rientro in Italia. Però questa sera abbiamo una bellissima iniziativa perché oltre a parlare di questo abbiamo anche degli ospiti molto importanti che sono non solo quindi in Italia ma sono anche all'estero. Adesso li presentiamo. Io volevo per prima appunto presentare Daniele Marconcini, ciao, noi comunque ci Certo. conosciamo, stiamo facendo questa nostra documentazione, questa attività da parecchio tempo, durante il coronavirus. Abbiamo Davide Veca, poi Max Denny che cerchiamo di capire se riuscirà a collegarsi con noi anche in audio, poi c'è Andrea che sta a Cancun e poi abbiamo un ospite molto importante. Ciao, io poi so che insomma per me sei un mito perché per me il lunedì sera sono davanti al televisore e nessuno mi può dire nulla perché c'è sempre Montalbano per me. Quindi ciao, ciao, Certo. ciao Sebastiano D'Angelo e insomma viva Camilleri che io adoro insomma, da piccolina, quindi me lo porto nel cuore per sempre. Ogni volta che torno in quella casa io piango perché è un'emozione grandissima. E sono appena stata a presentare il mio libro proprio Le donne acqua nel deserto lì vicino alla casa proprio di Montalbano e quindi per me Appunto insomma è secca. sempre esatto, a punta secca. Io metto sempre quelle foto sul mio Facebook, quindi quando mi cercherai su Facebook trovi Lachetti con in mano il libro davanti alla Provvedo casa di Montalbano, quindi subito. Sì. grazie. Allora, intanto piacere di conoscerti online, poi magari chi Io ti ho sarà. conosciuto nel corso delle altre interviste in cui Certo. link Daniele provvede sempre a girare, quindi. Sì, perché infatti io poi la trasmissione, adesso facciamo il video, io poi lo monto, quindi diventa un video appunto montato con i vari pezzi, c'è anche la sigla musicale appunto di Gracias a la Vida che ho coverizzato alcuni anni fa. Allora, direi di partire subito con te, visto che stiamo parlando della Sicilia, questa sera appunto parleremo di questa meravigliosa terra, tra l'altro c'è una mia amica che è anche protagonista del mio libro, E Delle questo donne. il profilo, Chetti. E E ce n'ho anche un altro, comunque anche questo. quale devo fare? Fai tutte e due. Nell'altro c'è una foto di profilo e in alto proprio c'è la foto Le donne acqua nel Meraviglioso. deserto e ci trovi proprio, ho in mano il libro che è dietro il mare di Punta Secca. Quindi mi vedi proprio lì No, ce n'è nella un pagina altro di della. Siracusa, ma non sei tu. Comunque ti cerco magari io, no? Tu quindi ti cerco su Sì. Sebastiano D'Angelo. Sei Sì, ho un Sebastiano, profilo di chi da parte. sei? Che sei un mito per Allora, me. dici tutto, dai, Ragusani nel racconta. mondo. Ragusani nel mondo, Ragusani nel mitico. mondo è una realtà che è nata nel 1961 con il compito appunto di tenere i contatti, i collegamenti con le varie comunità. Quando parlo di Ragusani noi intendiamo i Ble, o meglio, quando diciamo i Ble intendiamo i Ragusani. Ibleo è il nome della catena dei monti che caratterizzano l'orografia della nostra zona. Quindi dicevo, con il compito di tenere i contatti con le comunità ragusane di tutto il mondo e siamo partiti. Il fondatore è stato Franco Antoci, allora sindaco di Ragusa, poi successivamente onorevole, nonché presidente della provincia. Io vi entrai nell'associazione nel 1993, in occasione di un'attività culturale a Melbourne con la mia compagnia di teatro, degli amici di teatro di Chiaramonte Gulfi. Chiaramonte Gulfi è un piccolo paesino della provincia di Ragusa, molto civettuolo, molto simpatico, della fascia montana. E siamo andati lì. Era la mia prima volta di contatto con le comunità degli emigrati. Subito mi scoccò, come dire, la scintilla dell'amore verso questa grande realtà. Entrai nell'associazione e da lì, insomma, abbiamo seguito un percorso che ci ha portato in giro e largo in tutto il Beh, mondo. cita i paesi, devi citare i paesi. Io e te ci siamo incrociati a Filadelfia, negli Stati Uniti, però hai Beh, girato un po' sì, dappertutto. praticamente ecco, siamo stati in svariate parti del mondo, dall'Australia
tantissime volte. Io l'amo definire la mia seconda patria perché vi sono stato circa 12 volte. Poi al Sud America, Argentina, Venezuela, Cile, Brasile. Non sei mai rimasto bloccato, mai. E Paraguay. Abbiamo fatto appena in tempo io e te andare in giro, anche io ho fatto 100 missioni, perché qui abbiamo un amico siciliano, no? Introduciamo il nostro amico, che anche lui è un giramondo, no? Allora, intanto un cuoco, Davide Vecca, un cuoco, e con i cuochi il lavoro è sempre assicurato, che ha lavorato in Germania e poi si organizza un viaggio, Colombia, mi hai detto, fino in Argentina, e si è rimasto bloccato in Argentina. Argentina alla Colombia, sì, e sono rimasto bloccato qui. Allora, raccontaci la tua storia, perché qui abbiamo 500 italiani bloccati in Argentina. Tu hai fatto un post bellissimo, nella quale hai detto, ma qui alla fine dobbiamo dare noi gli elenchi al consolato per sapere, e non abbiamo certezza, no, di avere i rientri. Dimmi come siete messe. Siamo messi malissimo, perché il consolato non ci aiuta completamente, e ogni volta comunque hanno delle scuse, e per qualunque cosa hanno una scusa. L'email che io ho mandato sicuramente mi risponderanno con un'altra scusa, e le scuse sono infinite. Ora, ieri sera c'è stata mandata un'email dove era scritto che oggi, dopo le 11, orario argentino, sarebbero stati messi in vendita dei biglietti. Quindi ognuno di noi del gruppo, ovviamente che siamo un 200 e passa persone in questo 270 ho contato. Ok, i 270 italiani bloccati qui in Argentina. E abbiamo dove provato. Sei attualmente? Attualmente dove sei? A Buenos Aires. A Buenos Aires. Sì. E quindi niente, noi mandiamo, cioè proviamo a comprare questi biglietti. E questi biglietti non esistono. Andiamo sul sito, mettiamo la data, il 16, e i biglietti non esistono. Poi tanti allora hanno comprato i biglietti e gli hanno annullato i voli. Quindi hanno anche il problema di recuperare a volte voucher o restituire. Sì, esatto. E quindi ognuno di noi ha scritto, non ognuno di noi, comunque la maggior parte di noi ha mandato dei messaggi in privato sul WhatsApp di Aerolíneas Argentina. E ogni messaggio è diverso dall'altro. Ogni messaggio è diverso, e chi ti dice che sono messi in vendita, chi dice che non sono in vendita, chi ti dice che sono finiti, non si sa nulla di questi biglietti. Allora, chiariamo una cosa, il vero problema è che non ci sono voli di rientro, no? Allora, stanno partendo con Aerolíneas Argentina, con Lufthansa, però ad esempio ci sono due voli all'Italia che non sono stati confermati. Questo è il primo problema, non essendoci voli di rientro, e quindi sembra di capire non c'è una grande comprensione, no, di quello che succederà. Quindi allora noi abbiamo scritto ai rappresentanti di governo, ai parlamentari della serie, o date un programma o la gente non sa più cosa fare. Secondo, quelli che non sono a Buenos Aires si possono muovere solo se hanno un biglietto in mano, quindi uno che è, che ne so, a Salta o è in Patagonia, gli arriva l'avviso. Prego, prego. Posso intervenire? Sì, prego. Io prima di essere qui a Buenos Aires ero a Santa Fe. Mi ha ospitato un ragazzo lì a Santa Fe. E, dove ci sono tantissimi ragusani. Certo, abbiamo degli amici di Santa Fe. In Santa Fe, a Buenos Aires, a me non mi ha aiutato lo Stato italiano. Allora, io sono di Ragusa, ma soprattutto di Siracusa, Rosolini, in particolare. Ah. C'è un gruppo proprio, una comunità fortissima di Rosolini. Allora, noi siamo in contatto con un circolo siciliano lì a, non so se a Rosario, in uno stato lì vicino, si chiama Giuseppe Resti, che ci scrive regolarmente. Però il tema, allora, primo tema, mancano i voli di rientro. Il secondo tema, che per quello che ho chiamato anche Sebastiano, è che quando uno arriva, o arriva su Milano o arriva su Roma, allora, siccome chi rientra, no, deve andare in quarantena, non può prendere mezzi pubblici, noi abbiamo sollevato il problema, mandato adesso una nota del tuo post, no? Ma quando uno rientra a Roma, no? Allora, se rientra, non voglio fare paragoni perché non è il caso, ma non c'è nessun tipo di comitato d'accoglienza in termini di controllo sanitario, in termini di assistenza, non c'è la protezione civile, non ci sono gli alpini, non c'è nessuno, tu arrivi a Roma, arrivi a Milano e non puoi prendere un mezzo pubblico per arrivare in Sicilia. Questa è una roba incredibile. Arriveranno 200-300 persone. Ma da questa settimana no. Cioè dalla scorsa settimana. No, ma chi rientra dai paesi extraeuropei deve andare in quarantena.
Allora, sì. Noi abbiamo scritto le regioni, l'unica regione che ha risposto è la regione Lombardia e la regione Friuli, gli altri non ci hanno risposto, abbiamo scritto anche la regione Sicilia, ma probabilmente abbiamo sbagliato l'indirizzo e è tornato indietro. Però, se non vengono informate le regioni, no? Come fa uno a prendere, o prendi un altro aereo, ma ad esempio tu dove abiti, dove devi andare? A Ragusa, cioè a Ragusa. Cioè, ragazzi, io devo andare a Ragusa, sì. Dovrei fare Catania. È veramente un problema. Quindi è un grosso problema. Allora, una parola ad André, spiega un po' la faccenda del Messico, anche lì abbiamo tantissime persone, no, che abitano nel meridione, abbiamo visto tanti pugliesi in Costa Rica, Panama. Vi è chiedo scusa, buonasera a tutti, scusate ma finalmente vi sento. Finalmente, ecco. Ciao! Ecco, Max Danny, ecco, un po' di allegria in mezzo a questa disperazione argentina. Buonasera, no, volevo... buonasera. Allora, benissimo, hai trovato il cavo, il jack. Hai trovato giusto. Il microfono? Allora, veramente, no. Io ero a posto, ero tutto tranquillo, avevo sentito, avevo tutto collegato alla perfezione. Forse ma noi non dopodiché sentivamo faremo, niente. Faremo una triste canzone, no, del desperado, no? Così, esatto. Facciamo così, teniamo allegri gli amici. No, Andrea, spiegami quello che è successo invece in Messico, in Centro America. Andrea, a te la parola. Hola, ciao a tutti. Prego. Grazie, Daniele. Innanzitutto un saluto a tutti. Stavo ascoltando quello che diceva Davide e effettivamente è un po' la problematica di tutti i paesi, specialmente di tutta Latino America. Ci sono distanze larghe per poter raggiungere gli aeroporti nel caso raggiungi e riesce ad ottenere il biglietto aereo per ritornare in Europa. Dico Europa perché molte volte i voli diretti per l'Italia non esistono, quindi c'è anche la problematica che, faccio un esempio del Messico, ci sono varie persone bloccate sulla costa del Pacifico, Oaxaca, Jalisco, che per poter raggiungere Cancun, che stiamo da parte del Mar Caribe, devono passare forzosamente per Città del Messico, da Città del Messico arrivare a Cancun, e da Cancun, nel caso che il volo sia diretto, come quelli che abbiamo organizzato, che tu sai bene, del 6 maggio, del 6 e del 20 i privati maggio, hanno organizzato hanno la possibilità di arrivare private. Prego. Esatto. E hanno la possibilità di arrivare a Milano o a Roma. Però ci sono dei casi molto più difficili. Un paio di giorni fa una famiglia del Veronese è ritornata in Italia, ha dovuto fare dal nord del Messico, Monterrey, arrivare a Città del Messico. Attesa di 6 ore in un aeroporto, dove tutto è chiuso, con 2 bambini piccoli. Da lì, da Città del Messico, sono andati a Frankfurt. Altra attesa di 4 ore. In Frankfurt c'è stata una situazione un po' strana, perché compagnia tedesca non applica le misure di sicurezza dentro del volo, quindi non ci sono sana distanza, tutti i posti occupati. Non c'è la distanza. Però per il volo, esattamente, però per il volo Frankfurt-Milano hanno dovuto applicare le regole che ci sono in Italia, quindi un posto sì, un posto no. Gli italiani sul volo Città del Messico-Frankfurt erano tanti, che la Lufthansa, senza fare cariche extra sul costo del biglietto, ha organizzato 2 voli nella notte per poter ritornare da Frankfurt a Milano tutte le persone che hanno comprato il biglietto. Una volta arrivati a Milano, per esempio questa famiglia di Verona ha dovuto affittare una macchina con un costo extra per poter raggiungere poi il paese dove hanno la residenza e poter fare la quarantena. Certo, allora Sebastiano, tu, allora sembra quasi, no? C'è stato il nostro ministro Di Maio che ha detto che gli italiani, no, sono partiti in piena pandemia, cosa che è stata smentita. Sembra quasi che gli italiani che vanno all'estero in vacanza o che fanno i viaggiatori siano degli irresponsabili. Ma allora, se noi dobbiamo dare un'immagine dell'Italia, no, anche dal punto di vista turistico, dell'efficienza, no, da quello che si evince, il fatto che siano rientrati in modo tribulato 100.000 italiani non è una grande immagine che noi abbiamo lasciato all'estero. Allora, vuoi parlarci dello spirito, specialmente degli amici siciliani all'estero, no? Cioè l'Italia deve essere, è vista come un paese bello, ma anche a volte un paese anche accogliente. Che giudizio assolutamente, dai? Assolutamente sì. E tu sai, fra l'altro, che le comunità italiane all'estero sono o dovrebbero essere una grande risorsa per il sistema paese. La parola famosa che dicono tutti, vero? Che dicono tutti, ma che una parte dell'Italia non applica. Assolutamente, anzi l'ha cancellata dal proprio vocabolario politico operativo. È il triste caso della Sicilia,
che proprio ha dimenticato, ha cancellato quasi totalmente il ricordo delle proprie comunità. Ora non vorrei aprire una parentesi che ci porterebbe lontano, l'apro e la chiudo velocemente. In Sicilia, che pure si era dotata di una bella legge sulle politiche migratorie, in Sicilia questa legge è stata cancellata e le associazioni che si occupano in pianta stabile delle migrazioni, che basano il loro operato soprattutto sul volontariato, sullo spirito di solidarietà e di servizio per gli altri, sono rimaste senza alcun punto di riferimento. Io te ne parlavo, più che altro te ne scrivevo l'altra volta quando mi hai parlato del caso di Davide Veca, e purtroppo non c'è alcuna interlocuzione con l'istituzione regionale Sicilia. Tu pensa un po', in Sicilia abbiamo fondato un consorzio che raggruppa tutte le principali e superstiti associazioni che da tempo ci sono nel settore dell'immigrazione e immigrazione. Questo consorzio ha chiesto ripetutamente, l'ultima lettera proprio è partita ieri, un incontro con gli assessori di pertinenza. A tutt'oggi aspettiamo una risposta. Cosa fare? Passiamo alle maniere forti, prendiamo un bazooka. Allora diamo anche un'informazione a Salvatore e tutti gli amici. Allora, la Sardegna aveva chiesto un passaporto sanitario, adesso chiedono il tampone. Allora, se Davide rientra in Sicilia, quali vincoli Davide incontra? Che è importante, perché magari uno arriva e dice no, se tu non puoi venire perché c'è dei vincoli. Sapete che anche la Campania aveva minacciato di chiudere le frontiere, addirittura i lombardi. No, poi... infatti non ci sono. No, adesso non ci sono più. Non ci sono, quindi non Davide, ci sono vincoli. Davide potrebbe rientrare, però come ho detto, Davide può rientrare solo in aereo e non può prendere mezzi pubblici. Sì. Allora, adesso si possono prendere tutti che i mezzi. Peraltro da Roma costa carissimo. Da Roma. In barba al principio della continuità territoriale, in barba ai mezzi che, pubblici che sono stati irrorati all'Italia, con una totale disattenzione per le esigenze di transfert dei siciliani. Per un volo Catania-Roma, se tu devi partire domani, rischi di pagare un biglietto di 500 euro. Sì, tutto questo ci penalizza ulteriormente come siciliani. Guarda, è una situazione che definire drammatica è un po' eufemistico, è un po' ottimista. Quindi allora favoriamo il turismo, poi abbiamo delle linee aeree che io mi ricordo che ero in Sicilia, era stato un Ferragosto di qualche anno fa, c'era una compagnia aerea che è fallita, non mi ricordo cos'era, la Winjet. Mi ricordo 250.000 persone a piedi, no? E allora c'era l'appello, siamo una compagnia siciliana, no, siete una compagnia che è fallita, quindi non è che in nome della sicilianità bisogna sempre chiedere soldi pubblici. Quindi allora, ma Sebastiano, abbiamo l'aeroporto di Comiso, che dovrebbe ripartire, e lo dico anche per Davide, ripartire fra una quindicina di giorni, mi pare il 23, a seguito del ritorno di Ryanair, che curerà alcune rotte settimanali su Roma e su Milano. Quindi, a parte con la possibilità della rotta seguita da una compagnia low cost, ci saranno anche prezzi più abbordabili. Bene, dopo tutte queste purtroppo disgrazie, no? Vorremmo adesso parlare un po', anche per tenere allegro Davide, abbiamo anche Max Denny. Com'è il tuo vero nome, Max Denny? È un nome molto siciliano. Ti chiami Gennaro? Max Denny. No, il tuo nome è vero. È una storia lunga, dai. Dai, ti chiami Gennaro. Gennaro è il cognome, certo. Gennaro è il cognome. E Salvatore è il nome. Tra l'altro, Salvatore Gennaro. I miei genitori sono di Caltagirone, provincia di Catania. Allora, tu lo sai che a Caltagirone c'è un'antica emigrazione lombarda, lo sai? No, certo che lo so, certo. Allora, come ho detto a Davide, c'è un'emigrazione al tempo degli Altavilla e da Piazza Armerina a San Fratello parlano il dialetto gallo-italico. Allora, parliamo da quando sono andato a Palermo, no? Quando ho visto lì tutti i figli di normanni, nessun figlio di arabo, no? Allora, tu però adesso volevo il mio caso, no, tu hai la faccia del normanno, tra l'altro. Sì. Voi dovreste vederlo, no? Vestito da sera con veramente il cravattino, veramente lo guarda smoking. Mio nonno biondo occhi azzurri e pugliese, quindi voglio dire.
Allora, tu sei stato molto bravo, hai portato, no, dei cantanti, no, siciliani a Filadelfia, hai portato degli artisti, vero? Sì, allora, diverse dimmi, volte però. Allora dai, dimmi questa cosa che interessa, che Ketty anche viene dal mondo... Tutto fa capo al nostro comune amico Pippo Rollo, che è quella sorta di mecenate... siciliano trapiantato in Pippo America. Pippo Rollo, avvocato siciliano legale del consolato di Filadelfia, nostro amico personale. Un personaggio, ecco, molto in vista nella comunità italiana. Certo. E che da sempre, ecco, ha creduto nelle potenzialità degli artisti della propria zona. Diciamo, ecco, lui è della provincia di Siracusa, ma molto vicino alla provincia di Ragusa. Il nonno, fra l'altro, era ragusano. Per promuovere in terra americana, per promuovere appunto l'immagine della Sicilia. E tu pensa un po', siamo partiti con svariate attività culturali nel lontano 1996. Da allora Filadelfia è stata terra di conquista, non quanto te, chiaramente, perché tu sei di casa da quelle parti, ma insomma... subito dopo, dietro di te, ecco, tantissime attività, teatro, cinema, e negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni anche nel campo della musica. Abbiamo portato artisti come il sassofonista Francesco Gafiso, che è famoso un po' in tutto il mondo, come il cantante Lorenzo Licitra, che vinse X Factor nell'edizione del 2017, il pianista e compositore Peppe Arezzo, una ragazza che vinse Io Canto, Rachele Amenta, ecco, tantissimi meeting. Ma quella ragazza bravissima, stile Aretha Franklin, che hai portato in sì, quella là, Rachele Amenta, sì. Questa è una tu ragazza... hai visto, tu hai visto l'animazione della Festa della Repubblica del 2012, sì. Ma da allora abbiamo animato la stessa festa nel 2016, nel 2017 e nel 2019. Quindi, come dire, Ragusa, attraverso una selezione dei propri artisti, è di casa da quelle parti. Insomma, adesso, siccome Ketty, do la parola a Ketty, devi parlarci della tua avventura lì con Montalbano. Ketty, è tutto tuo. No, vabbè. No, siccome appunto, vabbè, io sono da anni... Tu sei appassionato come... di Montalbano. Sì, io sono una fotoreporter, sì, ho girato il mondo come fotografa, insomma, di guerra e no. E poi ho iniziato poi la mia carriera come fotografa di Fabrizio De André. Io ho iniziato con Faber, in pratica, sotto i palchi dei suoi concerti a Milano, alle feste dell'Unità, e poi l'ho seguito, diciamo, fino alla fine. Però appunto nel contempo poi ho avuto modo di fare tantissime foto a personaggi dello spettacolo. Insomma, io poi lavoro in televisione come opinionista, quindi diciamo che il mio mondo è quello della televisione e del cinema, perché insegno cinema. E no, quello che ti volevo chiedere è proprio rispetto all'atmosfera, no? Perché tu parli tanto effettivamente che hai fatto tantissimo come siciliano in America. Cioè, io voglio dire, ma perché... Anche in Sudafrica. No, infatti all'estero. Io quello che mi chiedo sempre, ma noi, cioè, che abbiamo veramente dei talenti veri qua, competenze, professionalità, valore, non riusciamo proprio a capire perché in Italia queste cose non si riescono a valorizzare e bisogna andare in America per essere valorizzati. Cioè, questo è veramente un peccato. Ma quello che ti volevo chiedere prima, la Sicilia, questo statuto speciale, a che cosa serve? Cioè, come lo usa? Cioè, anche per queste cose che dovrebbe fare rispetto ai nostri connazionali bloccati? Cioè, non ci sono delle modalità diverse anche per questo, ad esempio? Ti dico solo una cosa, Ketty, così capirai perfettamente. C'è una corrente di pensiero che si alimenta sempre di più, non solo a livello siciliano, ma probabilmente anche a livello nazionale, che tende a pensare che la Sicilia, senza lo statuto speciale, probabilmente avrebbe fatto maggiori passi in avanti. È la specialità dell'autonomia che ci ha bloccato. Infatti, è proprio questo. Ed è un vero e proprio peccato. Poco fa, ecco, parlavo del settore dell'emigrazione, dove la
parola emigrazione è stata totalmente cancellata. Il capitolo di spesa che foraggiava iniziative sociali, culturali, di interscambio, anche dico, sotteso allo sviluppo di rapporti commerciali con le comunità dei siciliani all'estero, che rappresentano un grosso braccio operativo. E dico, si dice che c'è un'altra Italia fuori dei confini nazionali. 5 Bene, milioni, quasi Italia, 5 milioni. Anche per numero di abitanti, dopo la Lombardia, è quella che ha una maggiore rappresentatività insieme alla Calabria, un po' da, a molte regioni del sud e del nord-est dell'Italia. Bene, questa parte della Sicilia, che ormai è disseminata un po' in giro per il mondo, per le istituzioni regionali non esiste più. Allora, passiamo a un altro argomento. Allora, Salvatore. No, però volevo chiedere a lui che cosa aveva a che fare con la casa di Montalbano. Perché devi raccontarci. Mi hai portato anche là, la donna fugata, l'hai portato là con tutti i figuranti. Uno era una profumiera, l'altro era un orefice. Siamo tutti dei banditi. C'era di tutto e di più. La mia storia con Montalbano è un po' particolare. Tutto nasce in maniera quasi casuale. Non ho parlato poco fa a proposito delle attività delle associazioni, che noi ne abbiamo una primaria che si chiama Premio Ragusani nel Mondo. Certo. È un premio che nacque nel 1995, che l'anno scorso ha festeggiato le 25 candeline. Sono 25 edizioni consecutive. Tu che sei nel mondo dello spettacolo capisci che già questo... Caspita, è una storia! Esatto. Ci sono tanti personaggi, tanti artisti. Anche Miss Italia nel mondo, siciliano del Paraguay. Ragusa, che si sono fatti onore e che noi raccontiamo ogni anno. Bene, fatta questa rapidissima premessa, ti dirò che nel 2012 volevo agganciare Zingaretti. Zingaretti non è di Ragusa, ma con la serie di Montalbano, chiaramente è stato un fattore importantissimo, decisivo di promozione del territorio ragusano in tutto il mondo. Agganciando Zingaretti feci conoscenza con il regista, la buonanima di Alberto Seroni, che purtroppo l'anno scorso ci ha lasciato. E lo premiamo nel 2013. Nel frattempo, quando andai a trovarlo, non li conoscevo totalmente, lui mi guardò e mi disse, dice, ma tu vorresti fare una parte cioè, guarda, tutto casualmente. Lui non sapeva che io faccio l'attore a tempo perso, perché con la mia compagnia è da 50 anni che siamo sulle scene. Io no, 50 anni, ma comunque 40 anni di attività. Dai, non dire la tua età, altrimenti ci buttiamo. No, vabbè, comunque l'età non la nascondo. Eravamo bambini quando abbiamo iniziato, Daniele, veramente con i pantaloni. E mi sottopose a un provino, così in fretta e furia, e dovevo fare la parte di un onorevole mafioso, classico, tipico, onorevole mafioso. In quale libro? Ricordate di Lima, l'Andreottiano che fu ammazzato nel 1992? Certo. Era un po' Lima e un po' col programma, allora, autonomistico di Lombardo. Comunque, imparai in fretta e furia la parte, mi sottopose al provino, lo superai. Il problema è la puntata era Una voce di notte, per chi la vuole andare. Ah, sì, certo. Il problema è che alla fine questo onorevole purtroppo faceva una brutta fine, barbaramente trucidato, perché aveva disatteso alcuni accordi con la politica. Non potevi proseguire nella tua carriera di attore allora? È stata una bella... Comunque, ti dirò che dopo almeno 500 cadute di prova, perché... Se vuoi ti mando il link della, provini dell'immagine. manda manda dopo ora poi te lo mando, ecco, dopo 500 almeno cadute ed ero seguito da uno standman romano che andava per la maggiore, quasi dico, stavano per togliermi la parte, perché io non riuscivo a cadere così come si deve cadere da morti, insomma, non riusciva. Assolutamente non lo è, che quando il fisico viene colpito a morte da un proiettile ha una reazione un po' innaturale, ed è quella reazione innaturale
che capivo mentalmente, ma che mi veniva difficile di tradurre poi in una realtà. Insomma, non riuscivi a cadere. Non riuscivi a farti ammazzare bene. Invece andò tutto bene. Sironi già alla prima prova fu felicissimo e devo dire che il fatto che sia andata bene, cioè che sia stata resa la scena della morte in maniera, diciamo, credibile, è testimoniato anche dai consensi un po' che ci sono stati. Io ecco, vabbè, hai fatto una brutta fine, ma hai avuto un successo quando ve lo mangi. Ascolta, da lì poi è nato così un po' questo mito. Tra l'altro loro non sapevano che io, bene o male, un po' di dimestichezza con la recitazione ce l'avevo, l'hanno saputo a cose fatte. La cosa mi piacque, chiaramente, il clima del set, mi affascinò moltissimo. Fra l'altro eravamo entrati in confidenza con Alberto. Ad Alberto disse, guarda, nelle prossime serie, se riesci a trovare una particina, magari da vivo, insomma, non è il caso. Sì, da vivo, perché altrimenti non c'è più carriera. E me l'aveva data. Avevo già cominciato a provare, se non che la produzione l'ha bloccato. Perché l'ha bloccato? Perché un soggetto, tra i minori chiaramente, che è elemento caratterizzante di una puntata, e nel mio caso uno che muore altro che caratterizzante, era stato decisivo, non può essere riciclato nei sì, è vero, è vero. Vinto. Infatti per quello che ti ho chiesto prima se eri morto, perché quando si muore in una serie purtroppo io non sono si può morto, tornare. Io sono morto definitivamente, anche perché... Okay. Ascolta, un attimo, allora, sentiamo, parliamo di musica. Allora, quando siamo andati a Filadelfia, la gente voleva, a parte voleva le canzoni, no, tradizionali, no? Allora, il bel canto, quello che primeggia, tu lo sai, all'estero è il bel canto italiano. Sì, tu pensa a Renzo, il successo che ha avuto. Però gli italiani sono, diciamo, dal punto di vista musicale, no, siamo tutti mezzi rocchettari. Allora, qui c'è Max Denny, che non sono riuscito a intervistarlo. È un siciliano di Milano che è un americano a Milano. Max. Magari. Allora, dimmi qualche cosa. Va. Allora, siccome i siciliani sono veramente il massimo, no, della fantasia, magari. Come diventi un bluesman? È una roba che ti prende dentro. Io prima facevo... Era più commerciale, diciamo, no? Commerciale fra virgolette, perché comunque parliamo sempre di canzoni italiane... particolari. Poi un giorno sono andato in una fiera di guitar box, che sono queste qua, sono chitarre, ecco, tanto che vengono, per dire, maglietta americana, che vengono fatte con scatole di sigari, no? Belle. Avvicinati al microfono che ti sento poco. Gli mettono un pick up e questa chitarra qua poi diventa... Suona esatto. E fa un genere, si chiama un genere blues. Allora, mi sono avvicinato a questo tipo di strumento e io ero già armonicista da anni. Insomma, ho sommato strumenti così con l'armonica a bocca e sono entrato in questo bellissimo genere che mi prende proprio dentro a livello... Ma in che zona abiti di Milano? Io lavoro a Milano, ma abito nel Bergamasco. Ah, ok. Convivo nel Bergamasco, sì. Ed è il mio prossimo sogno è andare a Chicago. Ecco, tu hai un invito a Chicago. Io ti ho presentato una bravissima cantante afro-mantovana americana, no? E tu hai conosciuto un bravissimo sassofonista, giusto? Grande Marini, Bruno Marini, sì. Grande. Quindi è un invito a Chicago, perché insomma alla fine... No, diciamoci magari, la verità, che fatica magari lavorare in Italia, anche a Milano, no? Che fatica. Ma adesso poi in questo momento appunto a Milano, diciamo che tra l'altro abbiamo anche un'altra, tra virgolette, sfiga, che è quella che prima eravamo la regione migliore del mondo d'Italia, adesso siamo gli appestati che non possiamo andare neanche in Sardegna o comunque in Sicilia. Siete gli untori di Mazzolone e Memoria. Siamo gli untori, esatto. Siamo gli untori. Esatto, dopo, quindi rivalutare la nostra immagine assolutamente in Italia e nel mondo. Regaliamo le altre regioni 34 miliardi di euro, ce ne teniamo 20 miliardi, per cui insomma qualcosa facciamo, anche perché, come ho sempre detto, Milano è la seconda città pugliese d'Italia, abbiamo più siciliani che magari lombardi, per cui Milano è gli Stati Uniti d'Italia. Allora Max, un'altra cosa, tu fai, però dobbiamo dire cosa fa Max va anche a suonare
diciamo, negli ospedali, no? Dove ci sono dei bambini che devono curarsi, quindi c'è anche un animo, diciamo, di grande generosità. Sì, vado al centro Nemo dell'ospedale di Niguarda, dove ci sono i malati di SLA. Una volta al mese vado lì a portare un po' di musica. Possiamo dire il lavoro che fai o sei censurato? Sono censurato. Bene, non diciamo, ve lo dirò dopo, il lavoro che fa, perché è una cosa incredibile. Io gli ho mandato adesso un manifesto. No, sono nato chitarrista, ma sono costretto a lavorare. Te l'ho appena mandato, vale a vedere. L'ho visto. Hai visto? No? Te l'ho mandato perché l'arte... No, allora... Perché tra l'altro in Italia appunto chi fa arte, chi fa comunque cultura così, purtroppo non può dire che fa quello di lavoro. Deve dire in che Italia non esiste. Non esiste la musica. Se noi facciamo musica, lo facciamo per hobby, non per lavoro. Invece no, perché noi comunque lavoriamo su questo. Cioè io organizzo eventi o comunque sono fotografa o scrivo libri, per l'Italia non è un lavoro, è semplicemente un passatempo e non è così. Cosa che allora, invece Max, nel mondo è completamente diverso. Ti ho fatto conoscere Sebastiano, lui è molto più forte di me, che si dica. Tu adesso ti ho ritrovato la tua anima siciliana perché sei andato a suonare alla festa dei siciliani lì della nostra federazione in Lombardia. Porca miseria, è vero. Sì. No, siamo andati il teatro. La fase, allora. Naturalmente, no, una parte del pubblico guarda, non ha capito... A dicembre. Sì, non ha capito, diciamo, la vena, diciamo... perché, come tu hai detto, vogliono sempre musica tradizionale, però, insomma, bisogna anche fare dell'altra musica. Non dico che non hanno capito, però... C'è questa italianità che deve essere sempre quella tradizionale. Allora, domando al nostro amico in Messico, André, tu che sei nel turismo, ma bisogna tutte le volte cantare, diciamo, le canzoni antiche o si può anche fare qualcosa di moderno? Un Vasco Rossi, un qualcosa, va o non va nei tuoi villaggi turistici in Messico? Oh, diciamo che è un po' un classico che tutto il mondo quasi conosce, le classiche canzoni che ti chiedono. Però Vasco Rossi non tanto, sono più sul classico. Cioè, c'è sincero, l'italiano, cantano sempre l'italiano, i Toto Cutugno, così vituperato in Italia, invece così famoso all'estero. No. O Sole Mio. Siamo fermi a le canzoni napoletane, sono fermi alle canzoni napoletane. No? Che però sono meravigliose. Però io adesso volevo passare a Davide. Davide, tu sei un cuoco, abbiamo scoperto in America che hanno grandi frigoriferi e nessuno cucina. Quando arriva un italiano in mezzo a una festa obbligato a cucinare. Tu se sarai stato sempre obbligato a cucinare, o no, Davide? Sì, sono stato obbligato a cucinare. Il sabato cucino sempre io. Quindi, allora, se abbiamo tutti i rifugiati che devono rientrare a Buenos Aires, potremmo proporre un finanziamento per fare una mensa dei poveri, dei bloccati in Sicilia, dei bloccati a Buenos Aires. Cucinerei con tutto il cuore. Allora, visto che abbiamo Fabio Borrone, carissimo amico che si rappresenta i Lombardi, mamma trevisana o viceversa? Mamma trevisana e papà di Como, giusto? Sì, Daniele, buongiorno. Allora, papà di Saronno. Papà di Saronno. Allora, ritorniamo sul tema dei nostri 500 italiani bloccati. C'è André da Cancun, c'è Davide Veca. Allora, come siamo messi? Si è parlato di una mancanza di comunicazione e di questa incertezza sui voli aerei. Insomma, com'è sta storia? Perché non ci sono i voli, allora il consolato è in imbarazzo o c'è proprio, come hai detto tu, una mancanza purtroppo di personale, grosse difficoltà logistiche? Come siamo messi? Tu che sei in mille chat come me, anzi più di me. Innanzitutto buongiorno, grazie per questo collegamento. Ciao Fabio. Dopo parleremo di siciliani pure qua in Argentina, che ne ho da parlare. Daniele, guarda, più che altro oggi è l'inverosimile. C'è questo volo programmato di Aerolíneas Argentina, doveva prendere gli argentini che sono bloccati ancora oggi pure loro in Italia. Per agevolare un po' il ritorno, c'è la disponibilità di questi biglietti per i nostri connazionali che erano bloccati qua in Argentina. Il consolato e le autorità diplomatiche hanno fatto un elenco di priorità, compilando nominativi e anche dare precedenza per quello che già erano, si erano compilato il modulo a fine marzo, dove è stata dichiarata la quarantena qui in Argentina.
Succede che oggi, pur ricevendo la notifica dal consolato che alle 11 ore argentine, che sarebbe le 5 del pomeriggio in Italia, si poteva accedere per fare la confermare il volo e pagando il biglietto di ritorno. E si sono trovati che, pur avendo questa conferma, non potevano accedere al sito dell'Aerolíneas, e per di più persone che si trovavano in situazione di assoluta indigenza, perché nemmeno avevano un euro in tasca. E questa situazione loro lo sapevano in consolato. Allora c'è stata questa signora, che tu sai benissimo, che si è trovata, che era disperata, piangendo, che non aveva soldi, stava chiedendo aiuto per comprare il biglietto. E gli avevamo detto, insisti a chiamare il consolato, che loro sanno della tua situazione, non devi trovarti in questa situazione di angoscia estrema. Beh, fino a quando si è risolto. Ha parlato col console, il consolato si è fatto carico di fare tutte le gestioni del biglietto, e così gli hanno inviato dopo per mail il biglietto elettronico. Ma adesso non sono andato a verificare un po' come... Comunque il lockdown è il 28 giugno, giusto? Allora, la quarantena è stata prorogata fino al 28 giugno, che secondo come va la situazione sicuramente sarà prorogata un'altra volta. E come sempre. La situazione di questa megapoli di Buenos Aires oggi pensa che stanno facendo dei tamponi per quartiere focalizzati, casa per casa. Io abito qua, presso poco, qua quasi in centro, qua il quartiere di Balvanera, 11. Nella metropolitana, negli impiegati ancora stanno lavorando in quella zona, hanno dichiarato che quegli impiegati già addirittura sono stati radiati dal servizio, perché il 40% ci avevano... erano contagiati col Covid-19. La situazione in Buenos Aires, si è triplicato i casi di contagio. Tutto succede perché sono andati avanti con la quantità di tamponi. Quindi praticamente hanno rilevato delle persone contagiate semplicemente perché prima non avevano fatto i tamponi, quindi adesso è emerso un numero maggiore. E che hanno diviso già la città, una mappatura, quartiere per quartiere, no? Certo. O sea, quartieri che prima hanno aperto per aprire le attività commerciali, oggi fase 1. Così che hanno dovuto chiudere con questa situazione, che molti non ce la fanno, hanno chiuso addirittura, tanti andranno in fallimento. Il default è una questione già da parlare in secondo termine, ma la questione adesso è quello della, come ti ho detto io dal primo momento, di aver organizzato bene. È in default tecnico, anche se non è politicamente, diciamo, conclamata, l'Argentina è in default. Questo sì, è il tema, hanno prorogato il pagamento. Sì. E andando nella situazione di coordinare la struttura consolare, e lo sai benissimo, hai ricevuto te in prima persona come l'organico dei consolati qui in Argentina, e che lì, è sotto organico. E che ne stiamo parlando già dell'anno 64, di rafforzare le strutture, la rete consolare, non soltanto in Argentina, nel mondo. André voleva dire qualcosa da Cancun. Cosa volevi dire, André? Sì, è che sto ascoltando un po' i commenti che emergono oggi e che sono venuti fuori anche in altre chiacchierate che avete fatto. Qua tutti dicono che per la situazione, la contingenza, è un problema di logistica, di comunicazione, tutto quanto. Mi fa sorprendere questo perché, come tu sai, il nostro lavoro, che tra virgolette lavoro, la nostra azione gratuita e volontaria che stiamo facendo qui in Messico con il gruppo di Facebook Italiani in Messico, non abbiamo una task force di 200, 300, 400 persone, siamo 3-4 persone che siamo in comunicazione con tutti gli italiani dentro del nostro paese, in questo momento Messico, e che siamo riusciti a indirizzare, dando informazioni, suggerimenti, cose che non sono neanche a conoscenza nostra, che ci siamo messi a guardare, a scoprire e a capire come poterci muovere in maniera più facile. Traduco quello che tu dici, se dei privati riescono a organizzare dei voli da soli, non si capisce perché le autorità consolari non sono attrezzate o non sono in grado di organizzare i voli che organizzano i privati.
È questo? Ho tradotto bene? Esattamente. Esatto. E un'ultima cosa. Si dicono, ok, noi compito loro organizzarlo, ok, ma neanche a dare un'informazione basica per poter orientare le persone, perché non rispondono a messaggi, email, solo per dare informazioni e poter anche dare un aiuto umano a qualcuno che ne ha bisogno. Allora, diciamo, io ho la mia idea. Allora, i consolati sono sempre stati tarati rispetto alle comunità residenti. Qui invece le comunità residenti in questa emergenza erano, diciamo, un impegno minore. Qui sono arrivati 100.000 italiani, sono stati rimpatriati 100.000 italiani, i quali non hanno magari avuto un atteggiamento, non dico di reverenza, ma un atteggiamento, diciamo, se volete, anche quasi tranquillo. Se io fossi un turista e vado all'estero, considero le persone del consolato una parte dell'amministrazione pubblica, quindi io chiedo e chiedo risposta. Non c'è quell'atteggiamento a volte da parte delle comunità residenti, no? Quasi di reverenza, di stare attenti, no? Cioè la gente dice, io scrivo e tu mi devi rispondere. Questo è quello che non si è capito in Italia, no? Cioè non è che i consolati, poi diciamoci la verità, alcuni consolati, no, hanno vissuto una vita anche abbastanza tranquilla perché c'erano tutti i meccanismi oliati, ma quando c'è un'emergenza e tu trovi quello di Milano, l'industriale, il tipo che è incavolato, quello senza soldi, c'è un atteggiamento molto diverso, cosa che molti, probabilmente molti funzionari non hanno capito. Dopodiché il tema è che i consolati hanno un limite. Se tu non mandi dalla Farnesina dei voli di rientro, che diavolo possono fare i consolati? Fanno quello che possono. Allora la Farnesina potrebbe dire, ma allora perché la politica non mi ha dato i soldi per fare i voli di rientro? E qui alla fine noi stiamo informando sia la Farnesina che la parte politica, datevi una mossa. Il Consiglio regionale della Lombardia all'unanimità ha approvato una mozione bipartisan per intervenire. Allora, volevo anche due parole da Max. A Milano, uno arriva a Milano, c'è questa immagine della Lombardia, no, dove c'è la peste di manzoniana memoria. Com'è la situazione a Milano? Max? Ma io vedo che cominciano un po' a mollare. Stanno mollando un po' le redini, nel senso che non c'è più questa grandissima paura. Tensione, non c'è quella tensione. No, non c'è più tensione, no. Infatti io, gli amici che rientrano, io dico sempre, prendetevi un aereo, perché magari voi rientrate sani dal Sud America, dal Centro America, vi fate, no, un percorso, no, ferroviario, o un percorso in metro, eccetera, eccetera, e rischiate di beccarvi la pandemia, perché come tu dici, c'è praticamente una minore tensione. Allora, io ti ho chiamato Sebastiano per una missione impossibile, o apparentemente impossibile. Che ho perso un attimo il collegamento, ho premuto un tasto qua. Mi senti? No, adesso mi rivolgo a te. Allora, sì. Noi siamo una piccola organizzazione, non siamo i Lombardi del mondo, siamo i Mantovani del mondo, 400.000 abitanti sui quasi 10 milioni della Lombardia. Però e la chiamate piccola. Come? La chiamate piccola. Quindi noi, però, la nostra piccola organizzazione, voi per le mie esperienze, voi perché ho trovato della gente molto in gamba all'estero, tipo Fabio, Tirelli e altra gente, abbiamo fatto la nostra azione presso Regione Lombardia. Allora, abbiamo tantissimi siciliani, sardi o gente che deve rientrare in Calabria e in Puglia. Allora, partiamo dalla Sicilia. La tua missione impossibile è quella di contattare, cominciando dal caso, no, di Davide, no, le autorità regionali, dire, signori, qui c'è della gente che arriva a Fiumicino. Volete coordinarvi con la Farnesina per vedere quanti siciliani arrivano e cerchiamo di dare un minimo di assistenza? Per chi non lo sapesse, a Roma vi sono le sedi delle regioni. C'è un bellissimo palazzo della regione Sicilia a Roma. Allora, questi funzionari dovrebbero, quando arriva uno come Davide, andare a Roma Fiumicino e dare un minimo di assistenza, perché non è che l'unità di crisi possa muovere la protezione civile o il Ministero degli Esteri. Quindi il mio appello e l'invito alla tua missione quasi impossibile è di contattare Regione Sicilia e dire, partendo quasi impossibile, di Davide, lo è. È possibile fare tutto quello che potrò fare. Benissimo. Possibile, sarò un certo. Ecco, quindi cominciamo, possiamo immaginare le difficoltà, visto che assolutamente, insomma, la Regione Sicilia. Però ecco, tramite qualche referente per arrivare direttamente al presidente della regione. Ecco, quindi Davide, tu sei in contatto con Sebastiano? No, diciamo come stanno le cose. Noi, Davide, ma tu a Ragusa dove lavori? No, a Ragusa non ho mai lavorato. Ah, non hai mai lavorato?
Sono stato lavorato in Australia, in Germania, ma mai ho lavorato in Italia. E in Australia dove? A Melbourne? A Melbourne, sì, un anno. Io ho vinto contatto con le comunità del Ragusano. Quando sono stato a Melbourne? No, no, sono stato solo. Ah, ok. No, dico, non hai conosciuto nessuno dei Ragusani? No, no, non ho conosciuto nessuno, però sì, sapevo che c'era un gruppo di Ragusani nel mondo, mi avevo detto di magari contattare a loro, però niente, ho fatto... Ma scusa Davide, ma adesso la situazione, soprattutto quella sanitaria, com'è in questo momento? Cioè la gente si muove senza problemi, ha delle difficoltà? Io sono a Buenos Aires, in un quartiere che si chiama Olivos, ed è abbastanza tranquillo, la gente comunque, se uno va nella strada principale c'è molta gente che cammina. Il problema è che ci sono parti d'Argentina, ci sono posti che si chiamano Villa, che sono come delle favelas, e non sono quartieri brutti come può essere Scampia a Napoli, lo Zen a Palermo, che ci sono 1000-2000 persone, sono città, hanno 50.000 persone dentro. Lo Stato argentino, il presidente ha detto comunque ovviamente di lavarsi le mani, di mantenersi puliti, diciamo. E queste zone sono 3 settimane che non hanno acqua, e quindi come fai a dire di lavarsi le mani? Possono scoppiare delle bombe proprio epidemiologiche in tutti i sensi. Questa gente dentro queste favelas ha i medici lì, ha scuole lì, ha chi vende le cose da mangiare lì. Questa gente vive con i 3-5 euro al giorno che fanno, sono soldi che fanno al giorno, giornalmente, quindi loro non stanno a casa, loro escono ovviamente per vendere le cose, per guadagnarsi da mangiare. Non puoi dire a questa gente di stare a casa, perché loro moriranno di fame, perché lo Stato non, ovviamente non ha maniera di aiutarli. Immaginatevi in Italia, c'è gente che aspetta soldi da non so quanto tempo, mia sorella per esempio non riceve soldi da 3 mesi. Anch'io, io sono una freelance della comunicazione, sono docente di comunicazione, salute e sicurezza, non lavoro da 3 mesi e quindi come freelance ho fatto la domanda per i famosi 600 euro, non li ho ancora visti. Cioè. Immaginiamoci, noi siamo primo mondo, infatti. Se non arrivano i soldi, immaginiamoci qui, esatto. Quando arrivano i soldi. Allora e Sebastiano... Allora, Davide rientra in Sicilia, magari dalla padella alla brace. Com'è la situazione in Sicilia, visto che il turismo è bloccato? Com'è la situazione, diciamo, della gente comune? Beh, la situazione è un po' che c'è in tutta Italia, con l'aggravante che la Sicilia ha le proprie peculiarità in chiave economica che non sono tra quelle più esaltanti. Si aspetta da un canto con grande speranza l'arrivo della stagione estiva che potrebbe dare ristoro a tutti gli operatori del settore turistico. D'altro canto c'è la comprensibile e legittima preoccupazione che il turismo del nord possa portare qui qualche contagio. Non ce lo neghiamo, è nelle cose, proprio ieri. Infatti è questo il problema, che è una cosa, cioè, diciamo così, che è una conseguenza normale. Cioè, esatto. Dire, quindi siamo un po' combattuti tra la speranza di una pausa, dico, nell'evoluzione della triste e pesante crisi economica e dall'altra... L'ansia comunque che si possa ripetere. Che venga Marconcini, che è del nord e che ci porti giù. Guarda, lunedì vado a fare il test sierologico, per cui se ti dovrò abbracciare sarò sano, però pretenderò anche da te, da bravo mantovano lombardo, anche te che tu abbia fatto il tampone. Per cui... Io ti dirò a proposito dei test sierologici. Io ho avuto diverse occasioni di contatto con l'amico virus tra febbraio e inizio marzo. Dalla Settimana Bianca a Madonna di Campiglio, da dove partirono dei focolai importanti per il contagio in Sicilia. Poi siamo stati un giorno a Bergamo, perché tutta la comitiva dei Ragusani viaggiava con la Ryanair da Bergamo Ori al Serio. L'aereo partiva alle 9 di sera. Che facciamo? Passiamo una giornata a Bergamo. E quindi era il 15 febbraio. Quindi in piena esplosione del virus. Entriamo nei ristoranti, nei negozi, gelatai,
Per fortuna nessuno è rimasto. Però posso dire al nostro... ma anche noi a Milano, dai, io ho fatto la bitta, ad esempio, è venuto Zingaretti, Zingaretti se l'è presa, io no, ad esempio. Però, scusa se devo difendere la Lombardia, ma le scene a Milano di tutti i ragazzi che scappavano per prendere il treno e andare al sud. Il 7 di marzo, infatti... Dividiamoci un attimino le responsabilità. Il 25 febbraio a vedermi la partita di Champions Napoli-Barcellona, 70.000 persone. Esatto, anche quella sarebbe stato un bel focolaio. Dulcis in fundo, e questo è stato il pericolo non tra i minori, sono stato nel New Jersey l'8 marzo, sono partito in tempo, altrimenti avrei fatto la fine di Davide, in tempo per ritornare il 9 sera, quando si presentò Conte per dirci che iniziava il lockdown, io ero all'aeroporto e vedevo in diretta. No, guarda che se andiamo avanti così, questi amici non vogliono più rientrare in Italia, cioè dobbiamo dare un'immagine un po' più positiva. No, perché allora, Davide, probabilmente Davide ti devi preoccupare con queste immagini. Io ho avuto il contagio e ho maturato gli IgG, come si chiama. Ormai siamo diventati tutti esperti. Siamo tutti asintomatici qua. Siamo tutti asintomatici. E un'amica che poi avete conosciuto, sicuramente ne avete sentito parlare, è la dottoressa Castelletti, che fa parte del team dello Spallanzani, certo, che ha enucleato per primo il virus in Italia. Questa è ragusana, fra l'altro l'altro ieri è stata nominata anche Cavaliere della Repubblica, che avremmo dovuto premiare quest'anno al premio Ragusani al Monte. È una cosa simpatica. Chiaramente tutto verrà rinviato al prossimo anno. Parlando con questa amica mi disse: ma tu sei... io volevo fare il test sierologico. Quindi per una sorta di curiosità, per capire se avevo contratto il virus e se ne ero uscito indenne. E mi disse: ma ti conviene? Ipotizza che tu hai avuto il virus. Che succede? Ti fai il tampone, deve rimanere dentro chiuso 14 giorni il minimo, quindi un'ulteriore quarantena. Lascio perdere, se capiterà lo faccio, se non capiterà sono molto fatalista. Beh, ma dai, anche giusto, voglio dire, ormai Daniele, ormai se l'hai fatto, basta, cioè. No, ma io non ho avuto nulla fino adesso, ma neanch'io, quindi quando a Toronto c'era la pandemia di Toronto, io ho preso tutti i vaccini possibili e inimmaginabili. Dopo 24 anni di petrolchimico ho preso tutti gli antinfluenzali, per cui ho avuto problemi. Allora, siamo arrivati alla fine. Allora, abbiamo parlato di Sicilia. Non so cosa penseranno l'unità di crisi quando manderò questo video dove abbiamo messo la Sicilia, l'amico Davide bloccato, il bluesman Gennaro Salvatore in arte Max Denny. Ma noi siamo italiani, Cancun, siamo il gladiatore di Cancun, però questa è... siamo meglio di Barbara D'Urso, siamo meglio dei talk show, perché quello che abbiamo detto sono cose vere. Volevo aggiungere una cosa, che dopo aver mandato l'email ho provato un'altra volta a entrare nel sito di Aerolíneas Argentina e mi ha detto che c'era questo volo disponibile il 16, alla fine mi ha trovato il volo e ho preso il volo, ho messo tutti i dati, ho messo la carta di credito, ho pagato e quando ho pagato il volo mi ha detto il volo non esiste. Quindi mi fa fare tutti i puntaggi, mi dice il volo non esiste, quindi l'ho ricercato e non esisteva più il volo. Ma tu hai pagato? No. Per fortuna. Ok. Presenta, diciamo, una vergogna, è un'incompetenza assurda. Come può essere? Io sono qui a Buenos Aires grazie all'ambasciata francese. Io da Santa Fe a qui sono arrivato con l'ambasciata francese. Che l'ambasciata francese organizza autobus e dei minivan che porta tutti gli italiani e tutti i francesi che sono in giro per l'Argentina, li porta tutti a Buenos Aires, li fa dormire la notte nell'hotel e la mattina già c'è il volo organizzato per tornare in Francia. Perché la Francia può fare questo? Perché la Polonia, ragazzi, anche la Polonia ha organizzato gli autobus per andare a prendere i polacchi in giro per l'Argentina e noi italiani non riusciamo a fare questo. Cioè siamo qui disperati, io comunque ringrazio Dio veramente, con un'amica che mi sta ospitando, ma c'è gente che ha cinque persone. Come fa a chiedere? Infatti io quello che volevo chiederti, ma gli italiani hanno trovato appunto degli alloggi, ci sono comunque possibilità di avere... loro gli alloggi, e ci sono famiglie di cinque persone
come fai a chiedergli 2.500 euro a persona per tornare in Italia? Sono 10.000 euro. Questa famiglia torna in Italia, ha un debito di 10.000 euro con lo Stato italiano. Come fa a pagare questi 10.000 euro in una situazione come ora che è impossibile trovare lavoro? È il tema che abbiamo posto. Siccome dicono che prenderanno il MES, daremo soldi a tutti, non si capisce perché non bisogna aiutare anche quelli che hanno avuto dei danni economici all'estero. No, ma io non sto chiedendo un volo gratis. Io non voglio un volo gratis. Voglio un volo a prezzi accessibili, non che torno in Italia e ho 10.000 euro. No, ma quello è una cosa che abbiamo chiarito. La gente vuole pagare il volo, ma non vuole pagare 2.000-2.500 euro. Esatto. E poi tutte queste cose, il volo che ti dice che ci mettono un volo, il volo non esiste. Andri lo paghi, non te lo fa pagare, dice che il volo non esiste. Ma veramente, ma che organizzazione è? Gli italiani che sono in Patagonia, che è a 5.000 chilometri da qui, e ti dicono il giorno prima che c'è il volo. Tu già non lo compri il volo, perché come farai ad arrivare a Buenos Aires? No, c'è lo stato di Rio Negro che ha bloccato la circolazione, per cui anche lì ci sono degli stati argentini che hanno bloccato. Allora, è impossibile. Qui diciamo che l'ambasciata e il consolato che deve organizzare degli autobus, deve mettere a disposizione dei mezzi di trasporti per poter fare raggiungere l'aeroporto agli italiani che sono sparsi. Allora, se l'ambasciata non è in grado di farlo, vuol dire che non c'è un'organizzazione in grado di farlo, vuol dire che a Roma il Ministero degli Esteri o chi decide la politica estera deve porsi il problema di rafforzare, anche perché non è che l'Argentina abbia avuto, diciamo, una crisi adesso. Io ero nel 2002 quando c'era il default, per cui dovremmo essere attrezzati per le emergenze, non è la prima volta. Quindi è quello, quando mi si dice, ma abbiamo fatto rientrare, no, 89.000 italiani, no, con 700 missioni in 130 paesi o robe varie. Bene, allora se abbiamo fatto tutto questo lavoro, è possibile che alla fine, visto che abbiamo già avuto tutte le emergenze, non siamo in grado alla fine di recuperare 2.000 italiani? Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché è come dire, no, c'è stato un terremoto, alla fine del terremoto siamo messi come all'inizio. Cioè, questa è la cosa che non è assolutamente incapibile, inaccettabile, questo mi sento di dirlo. Quindi allora, a parte come riesce a organizzare questo la Polonia, la Francia, la Spagna, gli altri paesi europei, perché l'Italia non riesce a organizzare questo? Sì, questa è la domanda che abbiamo posto un po' a tutti. Comunque noi, l'unico modo è parlare con chi decide. Quindi abbiamo fatto delle interviste agli europarlamentari, stiamo facendo un secondo giro. Evidentemente se Sebastiano poi, ci trova anche un parlamentare, no, di peso, che non sia il nostro amico Giacobbe Nustrati. Perché parlerò con un parlamentare che è molto vicino. Perché noi siamo andati a trovare Giacobbe, che ringrazio, Francesco Giacobbe a Sydney, si è preso l'impegno, ad esempio per il tuo caso, di segnalarlo. Cioè, quindi anche la politica siciliana, no? Ma non faccio una predica a nessuno. Che cavolo? Cioè, la Sicilia è la regione che ha più il maggior numero di emigranti all'estero. Allora, giustamente, bisogna riprendere in mano la questione. Tra l'altro, al primo posto dell'emigrazione adesso c'è la Lombardia, 500.000 persone all'estero, quindi siamo la prima regione per emigrazione. Quindi chiedo anche alla politica siciliana di darsi una mossa. Bene, io passo la parola a Katie per la conclusione. Ringrazio Davide, Fabio, Max, che ti aspetto per un intervento musicale. Visto, ma guarda, quando vieni a Niguarda, siccome io abito a Afure, Milano, quindi sono vicinissima, magari ci possiamo incontrare, dai. Andrea, mia... il normanno. Ti chiedo l'amicizia, chiedimi l'amicizia. Esatto, normanno, perfetto. Ok. Mancata star, grazie. Ma noi sosterremo, perché tu sai che la carriera, ad esempio, Totò iniziò in un'età matura e divenne famoso. C'è sempre tempo affinché venga fuori la tua vera vocazione. Quindi... mi raccomando, leggi il copione prima, non farti ammazzare, che altrimenti, come abbiamo capito, non ti danno più la parte in quella serie. No, il prossimo film lo facciamo e lo facciamo restare vivo. Ho inviato ad ambedue, a te Daniele e a Katie. Grazie. Il video con le immagini. Sì, così lo utilizzo per fare il montaggio di questo video. Intanto appunto io ti ringrazio, grazie Sebastiano, grazie a tutti voi. Davide, veramente un in bocca al lupo. Speriamo veramente di rivederti. Io non vedo l'ora di fare una grande festa tutti insieme con tutti gli amici che abbiamo previo certificato medico, perché altrimenti previo certificato medico. Tu vieni a cucinare a Milano, Davide, se torni a casa, Davide, e quando torni a Ragusa vediamoci. Dai, va bene. Per caso noi già ci siamo messi in contatto, mi sembra, no? Sì, noi già ci siamo messi in contatto, no? Sì, ti ho dato la sua mail, sei già in contatto? Sì, siamo stati in contatto con le mail. Adesso vi mando i due telefoni, così siete in contatto diretto.
Allora, vabbè, dopo vabbè. I contatti, allora facciamo la nostra chiusura, come al solito, di Mimosi e Temi Lombardi nel mondo. Un abbraccio a tutti voi, a chi ci ascolta, chi ci vedrà, chi ci ascolterà, e soprattutto alle istituzioni che devono assolutamente trovare soluzioni concrete per il...